Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Angelo Bellia, che mi chiede di parlare di un disco, quindi mini recensione musicale, disco del 2002, degli Interpol, il loro esordio, Turn On The Bright Lights, nostro gruppo newyorkese che appunto fa questa new wave, dove si sentono chiarissimamente le tracce, chiaramente Television, Velvet Underground della zona di New York e via dicendo, ma che in realtà riporta per molte sue sonorità ai Chameleons, soprattutto ai Joy Division, a un certo tipo anche di new wave, diciamo, quindi non più americana ma anche d'oltremanica. È un disco secondo me eccezionale, uno dei più bei dischi degli anni 2000, uno dei pochi dischi di new wave che ha un vero senso, sia nella meravigliosa Obstacle, nella splendida New York City. È un disco che racchiude in sé nessun riempitivo, sono tutte bellissime canzoni, sono tutte canzoni a volte di una tristezza allucinante, con dei testi bellissimi, con questa voce baritonale appunto che ricorda a volte nei momenti un po' più pop il Stipe dei Rem, a volte il cantante appunto di Chameleons e a molte volte Ian Curtis, il che non è assolutamente un male, visto che ormai Ian Curtis si ricorda quasi tutti quelli che fanno un certo tipo di rock che viene appunto dalla new wave. E il disco è un disco essenziale per me, uno dei migliori dischi di new wave, uno dei migliori dischi di rock di tutti gli anni 2000, perché è essenzialmente un disco suonato benissimo, la tecnica ai nostri non manca, ma quello che colpisce soprattutto le armonie sono le melodie, la costruzione proprio della canzone, che è notevole, e come ci sorprendono a volte con dei movimenti, con dei cambi che non ci si aspetta sul momento, e questa unione appunto di vari stili della new wave portano a un disco che sicuramente eccelle, ecco, nel suo genere. Io l'ho adorato, l'ho sfondato anche Antix e quello successivo, gli Interpol per me sono un grandissimo gruppo, quindi che sia Say Hello to Angels oppure Stella Was a Driver o anche bellissima Roland, qui è un disco secondo me per chi ama le sonorità, ripeto, belle oscure, cupe, che ricordano i Television più diciamo psichedelici, e ricordano i Joy Division forse più rock, meno elettronici, ma che è proprio un disco secondo me che dà il senso di quanto la new wave in realtà e la new wave stessa non possa mai morire, perché è un genere che sì, seppur riportato ad altri, questo Turn On The Bright Lights, però è sicuramente un disco che suona come un disco dell'Interpol, ed è notevole questa cosa perché l'Interpol, specialmente in questo disco, poi negli altri sono andati un po' a perdere, seppur per me, come ho detto, ottimi dischi, ma in questo disco è un disco per me eccellente, uno di quei dischi da avere assolutamente. Ripeto, le canzoni sono una più varie dell'altra, Hands Away, New, la chiusura con Leif Erikson sono memorabili, per me è un disco appunto di quindi di pop rock, new wave, chiamato come vi pare, dark punk, come cazzo volete, che per me comunque vale assolutamente l'acquisto, uno dei migliori dischi del XXI secolo, e complimentoni a Paul Bank, Daniel Kesser, Carlos Dengler e a Sam Fogarino per questo disco che hanno praticamente composto quasi tutti insieme e che hanno insomma regalato al mondo, anche perché poi l'Interpol ha avuto un grande successo e sono tutto meritato secondo me, perché questo disco è stato sferico, Antix ancora e gli altri dischi comunque sono buoni, ma quindi il link è qua sotto, per me un disco indispensabile per chiunque ami la musica bella, pop, rock, metal o non metal, insomma levatevi la puzza sotto il naso e ascoltate questi Interpol e questo loro esordio, perché ripeto, per me è un capolavoro del genere. Link qua sotto, assolutamente da acquistare.